Continuiamo lo studio dell'elettrostatica, osservando alcune caratteristiche di ciò che abbiamo visto introducendo la legge di Coulomb. Una particolarità delle azioni tra particelle cariche è quella di sviluppare una forza anche in assenza di contatto fra le particelle, cioè particelle cariche separate nello spazio, interagiscono e subiscono l'influsso di una forza elettrostatica, abbiamo visto. Questo concetto di azione a distanza in fisica viene rappresentato introducendo il concetto di campo. Cos'è un campo? È una regione dello spazio dove delle particelle o delle sostanze o della materia comunque subisce l'azione di forze a distanza. Per quanto riguarda il campo elettrostatico, partiamo dagli esempi che abbiamo fatto. Quindi, ad esempio, consideriamo una particella carica, positivamente. Questa particella carica positivamente crea nello spazio attorno ad essa una regione nella quale altre particelle cariche, sarebbero contemporaneamente soggette di forza elettrostatica oppure anche loro oggetto di forza elettrostatica da parte della particella Q già presente. La rappresentazione del campo è una rappresentazione che utilizza quelle che vengono chiamate delle linee di flusso, cioè delle linee la cui direzione indica la direzione in cui si sviluppa l'azione del campo, quindi in questo caso l'azione della forza elettrostatica dovuta alla particella che stiamo esaminando. Per quanto riguarda una particella carica positiva, questa rappresentazione è di tipo radiale uscente dalla posizione della particella. E queste linee di azione orientate con un verso indicano la direzione in cui si produrrebbe una forza elettrostatica su un'altra particella carica posta in un punto attorno alla particella Q. Nel caso di carica negativa, la forma del campo è la stessa, è radiale, ma la direzione sarebbe convergente verso la particella. Questo perché l'azione che si immagina svilupparsi pensiamo appunto sviluppata su una carica positiva. Quindi, se noi immaginiamo una piccola carica positiva che chiamiamo Q0 e poi vedremo che interpretazione dare a questa carica Q0. Avente segno positivo, l'azione, la forza elettrostatica che si genera su quella carica Q0, se la carica Q0 è di valore così basso da non alterare il campo dovuto alla carica principale Q, in modo tale che l'introduzione, la presenza di questa Q0 non alteri il campo generato non alteri in modo significativo il campo generato da Q, l'azione su Q0 sarebbe orientata, quindi seguendo la linea di azione del campo, secondo appunto la direzione indicata dalla linea di flusso passante per il punto in cui si trova la particella Q0. Quindi se la particella Q0 si trova nel punto P, noi andiamo a vedere qual è la linea del campo, la linea di flusso del campo passante per il punto P, e quella ci dà direzione e verso della forza elettrostatica che agisce sulla particella Q0 positiva posta in quel punto. Se ripetiamo la stessa cosa
cosa per la partic una particella sempre positiva più Q0 posta nel punto P, questo indicato qui, l'azione in questo caso seguirebbe la linea di flusso passante per quel punto P e quindi sarebbe diretta sempre verso la particella principale, quella che sta generando il campo, quindi in questo caso una particella di carica negativa, meno Q, e quindi il campo sarebbe diretto in questo modo. Il campo elettrico, anzi, per essere più precisi, il campo elettrostatico viene indicato con una grandezza vettoriale, solitamente con la lettera E, segno di vettore, accompagnata dal pedice 0 perché siamo nel vuoto, quindi il pedice 0 significa che siamo nel vuoto. Per definire il campo elettrostatico nel vuoto, dobbiamo pensare, stavamo dicendo, al fatto che la carica Q0 sia molto piccola per non alterare il campo. Una carica Q0 avente questa caratteristica di non alterare il campo viene detta carica esploratrice. Proprio perché viene utilizzata, diciamo, per esplorare il campo elettrico elettrostatico generato da o una particella carica, oppure, come vedremo, anche altre distribuzioni di carica più generiche. La carica esploratrice quindi è tale quando il suo valore, il valore della carica in Coulomb, è estremamente ridotto. Quindi si parla matematicamente di una carica esploratrice infinitesima. Quindi, tornando alla definizione di campo elettrostatico del vuoto, questo viene definito come appunto un limite per Q0 che tende a 0. Il significato di questa espressione matematica chiara per chi ha elementi di matematica appunto sullo studio dei limiti, per tutti gli altri indica che la carica Q0 che è presente nell'espressione che adesso andiamo a scrivere tende a un valore infinitamente piccolo proprio per non alterare il campo elettrico generato dall'altra carica ed è questo limite per Q0 che tende a 0 della forza elettrostatica F0 che va ad agire sulla particella esploratrice, sulla carica esploratrice, diviso il valore della carica Q0 stessa. Quindi la F0 nella nostra rappresentazione qua sarebbe la forza elettrostatica che sta agendo sulla carica esploratrice causata dal campo elettrico elettrostatico prodotto dalla carica Q. Il campo elettrico nel punto in cui si trova la carica esploratrice è definito come il rapporto fra la forza elettrostatica che agisce sulla carica Q0 diviso la carica stessa Q0. È chiaro che l'unità di misura del campo elettrostatico risulta essere Newton, la forza diviso la carica, quindi stiamo parlando di Newton su Coulomb. Come unità di misura che vedremo corrispondere anche introducendo l'utilizzo dell'altra unità di misura, quella del volt, anche corrisponde a volt su metro. La definizione di campo elettrostatico ovviamente non si limita al caso di una semplice particella. La distribuzione di cariche fatta da più particelle, il campo avrà forma determinata appunto dalla distribuzione presente. Facciamo
Facciamo un esempio grafico ancora semplice, dove abbiamo una carica positiva e una carica negativa. Supponiamole di valore uguale come valore di carica opposta come segno, il campo elettrico, il campo elettrostatico ha un andamento di questo tipo. Fra le due particelle si nella direzione, diciamo, congiungente delle due particelle, il campo si trova sulla retta appunto congiungente, al di fuori sono linee di flusso che partendo dalla carica positiva dalla quale escono, si vanno a richiudere verso la carica negativa. La forma ha una simmetria di questo tipo. Le altre linee di forza dobbiamo immaginare proseguire e arrivare attraverso percorsi di questo tipo. Nella rappresentazione del campo elettrostatico, le linee di flusso vanno lette sia perché ci danno direzione e verso dell'azione della forza elettrostatica in ogni punto. Quindi facciamo un esempio su questa rappresentazione grafica che abbiamo dato. Supponiamo di prendere un punto P posto appunto in questo punto del campo. L'azione del campo elettrostatico sarà un'azione tangente alla linea di flusso, quindi questo vettore qua rappresenta il campo elettrostatico e con zero nel punto P che stiamo considerando, e la direzione appunto è tangente alla linea di flusso nel punto P. L'intensità è data invece dalla legge di Coulomb che possiamo studiare in quel punto, nella rappresentazione grafica del campo un'idea dell'intensità la otteniamo guardando la densità delle linee di flusso, cioè dove le linee di flusso sono più ravvicinate fra di loro, lì il campo elettrostatico è di intensità maggiore. Quindi se torniamo all'esempio delle singole cariche, la zona più ci avviciniamo alla carica che genera il campo e più vicine fra di loro sono le linee di flusso, vuol dire che in quei punti l'intensità del campo è maggiore rispetto a punti più lontani dove vedete le linee di flusso si allargano e quindi sono più distanti una dall'altra. Ma questo non ci sorprende, non ci deve sorprendere perché dalla legge di Coulomb sappiamo che l'intensità della forza elettrostatica dovuta a una particella carica su un'altra particella carica è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quindi più ci avviciniamo alla particella che genera il campo, e più intensa sarà l'azione del campo elettrostatico. Quindi in definitiva possiamo dire che il campo elettrostatico, chiamato anche campo elettrico coulombiano per il motivo ovvio della validità della legge di Coulomb, dalla sua definizione ci fa capire che rappresenta la forza elettrostatica che agisce sull'unità di carica. Quindi, il valore dell'intensità del campo espresso in newton su coulomb o volt su metro, che è lo stesso, mi indica l'intensità della forza elettrostatica che agirebbe su una carica di valore unitario, cioè di valore 1 coulomb. Il concetto di campo elettrostatico, abbiamo già detto, non è limitato al caso di campi prodotti da singole particelle o da
distribuzioni di particelle, ma anche da situazioni di distribuzione di cariche più complesse. Ad esempio, se la carica elettrica non è distribuita, non è dovuta a singole particelle, ma ad esempio ha una distribuzione nello spazio, cioè occupa un volume. Quindi supponiamo, se immaginatevi di disegnare una sfera, immaginate che questa sia una sfera che rappresenta un corpo uniformemente carico, o uniformemente o anche non uniformemente, comunque un volume che presenta della carica elettrostatica. Quindi, tornando al concetto di elettrostatico, una carica che non varia nel tempo e che è inquiete nello spazio in cui si trova. Supponiamo a questo punto di voler determinare l'azione del campo in un punto esterno, sia questo il punto P, noi dovremmo considerare l'effetto nel punto P dovuto a tutte le cariche distribuite all'interno di questo volume. Il passaggio, diciamo, per la determinazione del contributo dovuto a tutte le cariche viene fatto matematicamente considerando, immaginate, tanti piccoli cubetti di infinitesimi, consideriamoli di volume del tau, questi siano sia un cubetto all'interno del corpo carico. Questo cubetto si trova a una certa distanza R, che rappresentiamo come un vettore lungo la retta di azione, dove il piccolo cubo di volume infinitesimo del tau prende il posto della particella carica che stavamo osservando negli esempi precedenti. Questo volume avrà un'azione nel punto P, e quindi una componente del campo sarà dovuta a questo volume. Dovremmo fare la somma, perché sappiamo che vale il principio di sovrapposizione degli effetti per quanto riguarda la forza di Coulomb, e quindi dovremmo fare la somma degli effetti dovuti a tutti i cubi, piccoli cubi che possiamo immaginare all'interno. Prendiamone un altro, sempre per continuare il nostro esempio, questo sia un altro volume del tau primo, chiamiamolo. Questo a sua volta sarà rispetto al punto P, avrà una certa distanza R primo. Questo avrà una componente, cioè una componente del campo nel punto P sarà dovuta anche a questo volume. Per trovare il contributo totale di tutta la distribuzione di cariche in questo volume, dobbiamo fare un passaggio di integrazione matematica, cioè calcolare tutti i contributi dei singoli volumi elementari e scrivere in questo caso che il campo elettrico è zero nel punto P, sarà uguale, partendo da una definizione, cioè da una formula che di base, che è quella della forza di Coulomb, perché sappiamo che il campo elettrico è dato dalla forza elettrostatica, quindi dalla forza di Coulomb diviso il valore della carica esploratrice Q0 che utilizziamo. In questo caso la somma di tutti i contributi è una somma di infiniti contributi dovuti a tutti questi infiniti piccoli volumi elementari, che matematicamente questa somma di infiniti contributi è estesa a tutto il volume del corpo carico, e denominatore troviamo R quadro
la distanza che sappiamo al quadrato, la dipendenza inversa dal quadrato della distanza, e a numeratore troviamo quella che si chiama la densità in un certo punto x, y, z, di coordinate x, y, z, che saranno le coordinate del volume de tau che stiamo esaminando, prendendo in considerazione per il volume de tau stesso. Dovrò x, y, z, cioè dipendente dal punto all'interno del volume, perché questa densità di carica può non essere uniforme all'interno del volume. Questa è appunto la densità spaziale di carica ed è misurata in coulomb diviso metro cubo, essendo una densità di carica appunto all'interno di un volume. Se la distribuzione di cariche non è all'interno di un volume, ma è su una superficie, quindi pensiamo ad esempio di considerare, che qua vi chiedo uno sforzo di fantasia, immaginare che questa sia una superficie, quindi priva di volume. Qua, se noi prendiamo il nostro punto P a una certa distanza, noi dovremmo considerare adesso i singoli contributi non di volumi, ma di piccole superfici sulla superficie completa, diciamo, chiamiamola S, questa superficie totale, e la singola superficie che stiamo esaminando sarà una superficie infinitesima che chiamiamo DS. Il punto P sarà posto al solito a una certa distanza R, che individuiamo col vettore, avete appunto come modulo la distanza e direzione, quella congiungente la superficie DS con il punto P, verso dalla superficie DS verso il punto P. In questo caso il campo elettrico nel punto P viene definito sempre come un integrale, sempre 4 pi greco epsilon 0, questa volta un integrale esteso alla superficie S. Questa volta la densità di carica non sarà una densità volumetrica, ma sarà una densità di superficie che chiamiamo sigma, anche questa dipendente dal punto in cui la stiamo valutando, sempre diviso R quadro, la distanza al quadrato, versore della direzione di azione della forza elettrostatica per DS, dove in questo caso abbiamo che la sigma, sempre funzione del punto x, y, z che stiamo considerando, cioè questo x, y, z è, diciamo, le coordinate di quella superficie infinitesima. Questa in questo caso è una densità non spaziale, bensì superficiale di carica. E questa densità superficiale di carica avrà unità di misura coulomb diviso metro quadro, cioè sono quanti coulomb in ogni unità di superficie sono presenti e che contribuiscono alla creazione del campo.